Innanzitutto ringrazio il presidente, il direttore Gerolini e il Palermo per aver fatto questa scelta. Diciamo, sono stati 3 mesi in cui ho lavorato da solo con un preparatore, con altri ragazzi, quindi non è stato facile, ma ho sempre continuato a lavorare sperando che una soluzione al più presto sarebbe arrivata. Nell'ultima settimana è arrivato il Palermo e l'ho colta subito al volo questa possibilità perché prima di tutto avevo voglia di continuare a giocare nel campionato italiano, mi sento ancora molto importante, non mi sento di avere 33 anni ma me ne sento molto meno perché mi sento bene fisicamente, ho una grandissima voglia di iniziare la stagione, questo è quello che sento. Per quanto riguarda la nazionale, io devo pensare solo a far bene nel Palermo, a fare gol, quello che ho sempre fatto in qualsiasi squadra, e poi deciderà Conte. È una stagione importante, fondamentale, ho grandissime motivazioni e ho una grandissima voglia di rimettermi in gioco con questa maglia. E ho scelto Palermo perché, appunto per queste cose, perché so che è una piazza importante, so che c'è grande entusiasmo. E quindi ho veramente voglia di far bene. So benissimo che Paolo Dybala è stato e lo è ancora, è un uomo importante per Palermo, sia nei cuori dei tifosi e sia per quello che ha fatto lo scorso anno, e quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per quello che sarà il suo futuro. Essendo ancora molto giovane, farà una grandissima carriera. Io, per quanto mi riguarda, penso al Palermo, alla squadra, a lavorare bene ogni giorno con il mister e a mettermi a disposizione della squadra. Poi vediamo sul campo cosa succederà. La cosa negativa che era successa parecchi anni fa, credo che è stata una delle cose negative della mia carriera ed avevo pagato con le giornate di squalifica. Quindi adesso bisogna pensare a oggi, e oggi è quello che hai detto te, nel senso che ho scelto questa squadra, questo stadio e questi tifosi, questa gente per quelle motivazioni che sento che loro mi potranno dare, e quindi starà a me poi sul campo far sì di poter trascinare la gente e i miei compagni. Io ho lavorato la scorsa, effettivamente 2 giorni prima della partita dell'Udinese, e poi la scorsa settimana, tutta la settimana con la squadra, e adesso ho iniziato la seconda settimana effettiva con la squadra. E sto bene, mi sento bene fisicamente, ho una grandissima voglia, ma come è sempre stato, deciderà l'allenatore, il mister, e in base anche agli allenamenti e a come vedrà lui la squadra. Mi piacerebbe sicuramente poter giocare e riuscire a fare gol con Franco al mio fianco e avere la possibilità un giorno di poter magari giocare insieme in nazionale. Questo è sicuramente un mio auspicio, è una possibilità che mi porto dentro e che solo pensando positivo, lavorando duro tutti i giorni, si può concretizzare questa cosa. L'obiettivo mio è di poter fare più gol possibili, di lottare ogni domenica. Ho un obiettivo preciso ed è anche per questo che ho voluto rimanere in Italia, ho voluto Palermo, è l'obiettivo dei 200 gol in Serie A, e per me è una cosa importantissima. Spero di essere un aiuto per i giovani, oltre agli attaccanti ci sono altri ragazzi giovani in ogni ruolo, quindi spero di poter dare consigli, di poter dare una mano, e quello assolutamente. E sicuramente sono contento che Franco sia rimasto perché è un giocatore che per noi è fondamentale, che è un giocatore che tra le linee può davvero fare la differenza per questa squadra. Ho trovato un allenatore molto preparato, un allenatore scrupoloso, e mi sto trovando veramente molto bene perché prepara le partite con ogni minimo dettaglio. E credo che in questo momento, nella Serie A di oggi, nel calcio moderno, non bisogna sbagliare nulla, dai piccoli particolari a tutte le cose, è fondamentale questo atteggiamento, sia da parte dell'allenatore che del suo staff, ma soprattutto da parte della squadra. E queste sono cose fondamentali. Impressioni assolutamente positive, sono molto contento, quindi sia io che mia moglie che le mie bambine vivranno qua. Niente, sto molto bene.